Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, benvenuto al sindaco di Caserta Carlo Marì. Saltiamo la parte delle presentazioni, insomma, perché siamo stretti, e quindi passo subito la parola al sindaco Marì. Allora, intanto buongiorno a tutti, ma mi permetterete un grazie a Gaetano Manfredi che oggi è qui con me a Caserta, nonostante i primi giorni di impegno della città di Napoli, la città che deve essere guida del non solo dell'intera Campania, ma deve essere guida del sud e, mi permetterete, del Mediterraneo. E per accettare questa sfida di costruire una capitale del sud, una capitale del Mediterraneo che accolga anche occasioni, sviluppo, economia, coesione sociale, competitività, con Gaetano, che siamo amici da un po' di anni, e con il fratello Massimiliano, fraterni amici, vogliamo costruire, ed è questo oggi la venuta anche nel mio ruolo di presidente dei 550 sindaci della Campania, a una coesione, un progetto univoco che metta insieme la Campania, che mette insieme le città della Campania, che costruisca un modello tra le città medie come Caserta e le città di area metropolitana e di capoluogo di regione e di capitale del sud di Napoli. La sfida è funzioni speciali insieme. Abbiamo la possibilità, attraverso le 6 missioni del recovery, di costruire non soltanto occasioni di sviluppo, non soltanto occasioni di proposte economiche, ma anche occasioni per i nostri giovani e per il futuro della nostra terra. E per fare questo lo vogliamo fare concretamente, nei fatti, facendo una filiera dei sindaci competenti, seri e capaci. Cioè, uno dei due elementi su cui, diciamo, ci siamo sempre caratterizzati è la serietà, la competenza e la capacità di dare occasioni. Occasioni nelle forme istituzionali, occasioni nelle forme di stare tra la gente, ma soprattutto dare risposte alla gente. Allora, per fare questo, Gaetano, che è una massima espressione sia per il suo percorso importante da straordinario rettore non solo della Ferdinando II, ma dell'intera rete dei rettori italiani, non solo come ministro, ma, mi permetterete, ma per una persona seria, competente, che ha nei suoi occhi la speranza di cambiare una grande terra che è la Campania. E rispetto a questo noi vogliamo fare rete, vogliamo lavorare insieme e costruire un modello forte. Quindi la sua venuta oggi è intanto di ringraziarlo, perché i tanti impegni che immagino nei primi giorni dell'amministrazione di Napoli, con le sue difficoltà ma anche con le sue occasioni, lo prenderanno sicuramente a costruire un modello anche lì intorno a lui, di tante competenze che potranno dare risposte non soltanto nella spesa, lo dicevamo prima, ma nella qualità della spesa. Quindi non basta semplicemente intercettare i soldi. Qua non stiamo facendo la sfida tra i comuni a se Napoli, Caserta o Salerno, Avellino o Benevento, in proporzione rispetto ai propri abitanti, prendono di più o meno soldi. La sfida è costruire attraverso quei soldi occasioni di sviluppo, occasioni di dare risposte ai più deboli, ai disagiati, ai invisibili, ai meno ambienti. Questa è la capacità di spesa, la capacità di mettere in campo potenziale per avere competenze, per dare risposte non soltanto alle infrastrutture materiali ma anche a quelle immateriali. Questa è l'occasione che noi ci vogliamo costruire, e su questo io darei la parola a Gaetano, perché voi mi avete ascoltato tanti giorni, mi sopportate ormai da tanti giorni, e noi adesso poi darò la parola a Gaetano e sicuramente alla stampa, che deve fare le sue domande. Io vi chiedo soltanto una cosa: siamo all'ultimo miglio, abbiamo l'ultima occasione, dobbiamo lavorare insieme. Oggi abbiamo visto tanti candidati sindaci e tanti consiglieri comunali, anche di altre aree politiche, che hanno condiviso una scelta progressista, una scelta liberale, nel senso che le politiche illiberali che abbiamo visto, l'attacco che abbiamo visto al mondo sindacale in questi giorni, è assolutamente improponibile nel nostro paese. Noi abbiamo il dovere di creare un muro, una barriera rispetto alle destre leghiste, xenofobe, quelle che non creano assolutamente occasioni di sviluppo ma soltanto tensione. Il paese, la nostra terra, non ha bisogno di tensione, ha bisogno di costruzione dei modelli sociali, modelli anche di costruire dei modelli anche virtuosi, delle best practice, delle pratiche positive per dare occasione ai nostri giovani. Ecco perché siamo all'ultimo miglio, vi chiedo anche una sola persona di portarle al voto, anche una telefonata, anche un amico ci potrà dare la possibilità non soltanto di continuare nel percorso, siamo a metà di un percorso, continuare l'azione amministrativa, l'azione di governo importante che abbiamo messo in questi anni, ma soprattutto
costruiamo una barriera a chi ritiene la nostra terra un luogo dove fare sviluppo per il nord e invece assistenzialismo per il sud. Noi vogliamo che il reddito di cittadinanza diventi il reddito sociale e il reddito di lavoro. Questa è la grande sfida, sviluppo e coesione sociale. Grazie Gaetano. Grazie a Carlo per l'invito. Io oggi sono qui con grande piacere per portare il mio sostegno personale, la mia vicinanza a questa battaglia elettorale importante. Carlo è stato un sindaco molto illuminato della città di Caserta, il presidente dell'ANCI Campania, ha portato avanti una politica di governo degli enti locali che è proprio basata sulla competenza, sulla trasparenza, su una rappresentanza nuova del Mezzogiorno. E io vengo da questa competizione elettorale napoletana che ha visto i cittadini di Napoli premiare fortemente un progetto che abbiamo portato avanti, che è un progetto che è fatto di contenuti, quindi guardare ai problemi delle persone, al valore della crescita, al valore della dignità delle persone, e è una proposta che è stata anche una proposta fatta di politica, che ha messo insieme le forze progressiste, il Movimento 5 Stelle, una grande parte delle forze riformiste e moderate, proprio in una logica di un progetto politico europeista. Noi guardiamo a un paese, l'unico luogo dove ci può essere una crescita importante, dove si può veramente lavorare nella logica delle opportunità. Ridurre i divari nel Mezzogiorno, che sono divari territoriali, generazionali, di genere, significa dare una risposta ai problemi dell'Italia, perché un Mezzogiorno che cresce significa un'Italia che cresce. Per questo motivo io ritengo che sia molto importante che ci sia una rete delle città della Campania che sia completamente compatibile dal punto di vista politico, che guardi a progetti comuni, e Caserta rappresenta per Napoli un luogo, diciamo, privilegiato nel rapporto, per vari motivi. In primo luogo perché c'è una contiguità tra l'area metropolitana, di cui io sono anche sindaco, e la Caserta e la provincia di Caserta, con delle funzioni che sono delle funzioni molto interconnesse. Pensiamo ai temi del turismo, perché chiaramente Caserta c'è un grande attrattore turistico che è la Reggia, che deve essere inserito insieme a quelli che sono i grandi attrattori della città di Napoli e dell'area metropolitana di Napoli in un progetto diciamo turistico che ne potenzi le opportunità. Noi oggi abbiamo un turismo che è al di sotto di quelle che sono le nostre possibilità. Noi dobbiamo migliorare il marketing territoriale, dobbiamo migliorare la nostra offerta turistica, la dobbiamo immaginare come un'offerta in rete che consenta quindi al turista di poter passare da un luogo all'altro con maggiore semplicità. Dobbiamo inserirci in una rete dei grandi comuni turistici italiani. Io su questo ho già messo in campo un'iniziativa insieme a Firenze e mi auguro poi l'abbiamo già concordata con Roberto Gualtieri, che mi auguro sarà il nuovo sindaco di Roma lunedì, proprio per fare in modo che le tre grandi città turistiche, che sono Firenze, Roma e Napoli, sull'asse dell'alta velocità e la loro rete, diciamo, di attrattori in prossimità, e quindi Caserta sicuramente ne deve far parte, possono rappresentare una struttura di offerta che sia un'offerta integrata. Noi sempre di più dobbiamo muoverci su grandi livelli di offerta integrata, perché questo significa non solo attrarre quantità di turisti, ma significa attrarre qualità di turisti. Noi abbiamo bisogno di un turismo che garantisca più permanenza, che sia un turismo che abbia anche delle capacità, diciamo, economiche maggiori, un turismo di livello più alto, perché solo così possiamo avere una ricaduta economica sui territori. Poi c'è un altro grande tema, che è il tema dello sviluppo. Noi, la Campania è già una realtà importante dal punto di vista dello sviluppo della logistica e del manifatturiero, ma noi possiamo fare molto di più. Possiamo fare molto di più perché dobbiamo sfruttare una serie di cambiamenti globali che oggi ci possono favorire. Il reshoring che si sta realizzando rispetto a una serie di produzioni che prima erano delocalizzate, adesso possono ritornare nel nostro territorio.
pensiamo a tutta la filiera dell'automobile, dell'aerospazio, la farmaceutica, i grandi temi che sono legati all'elettronica, all'information technology, la grande filiera del cibo, e quindi noi abbiamo grandi opportunità. Per far questo abbiamo bisogno anche di un'infrastruttura logistica molto importante, dobbiamo una grande visione di quella che devono essere le nostre città del futuro, quella che deve essere lo sviluppo del futuro, che è fatto di due fattori. Prima Carlo lo ricordava, io l'ho sempre ripetuto anche durante la mia campagna elettorale: noi dobbiamo coniugare uno sviluppo sostenibile con l'inclusione sociale. Nei nostri territori abbiamo grandi opportunità di crescita perché abbiamo talento, abbiamo giovani, abbiamo creatività, ma abbiamo anche grande sofferenza sociale. E quindi i nostri territori devono essere veramente il laboratorio di un nuovo modello di sviluppo, un modello di sviluppo che unisce la crescita alla capacità di ridurre i divari e di includere tutte le fasce marginali all'interno di questo progetto. Perché se noi non riusciamo a tenere dentro tutti, le tensioni sociali e le sofferenze sociali renderanno impossibile lo sviluppo. Quindi mettere insieme inclusione sociale e crescita è la vera sfida che noi abbiamo nelle nostre città, che noi abbiamo in Campania, che noi avremo in Italia. E lo dobbiamo fare partendo dal difendere i posti di lavoro, da difendere le realtà industriali che già abbiamo, perché non ci possiamo permettere di perderle, diciamo, potenziare gli investimenti, che sono investimenti industriali, investimenti infrastrutturali, ad attrarre capitale privato, oltre alla capacità di spesa dell'investimento pubblico. Qua bisogna voltare pagine. Io sono convinto che questa è una grande opportunità per i nostri territori, un modo nuovo di proporsi, perché il Mezzogiorno è stanco di essere visto o come un luogo dove non conviene investire o come un luogo dove bisogna fare solo assistenzialismo. Noi vogliamo essere centrali nello sviluppo del Paese, abbiamo gli strumenti, le competenze e la qualità per esserla. Noi dobbiamo però mettere in campo il meglio di quello che abbiamo, dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista della capacità di amministrazione. Dobbiamo dimostrare che almeno nel Mezzogiorno si può amministrare meglio che in altre parti in Italia, perché questo lo possiamo fare benissimo, l'abbiamo già fatto, è stato già fatto a Caserta, lo si può fare sempre, dappertutto, ancora meglio, e dobbiamo ritornare ad essere protagonisti di un modello di sviluppo del Paese. Io di questo sono molto fiducioso e credo che l'elezione di Carlo, la riconferma di Carlo a Caserta, rappresenti nei fatti l'affermazione di un percorso che continua, e sicuramente ci sarà un asse forte tra Napoli e Caserta, insieme alle altre grandi città della Campania, per avere un progetto di sviluppo e di crescita e di qualità della vita per i cittadini comuni. Quindi siamo impegnati in questa settimana di campagna elettorale. I cittadini e le elezioni di Napoli lo dimostrano, sono molto attenti alla proposta politica, sono molto attenti alla serietà. È finito il tempo del populismo, è finito il tempo delle chiacchiere, della propaganda, dei grandi proclami e dei grandi conflitti. Le persone che vengono da un'esperienza durissima, che è quella della pandemia, vogliono risposte concrete, fatti, non chiacchiere, vogliono avere una risposta ai loro problemi quotidiani. I nostri giovani vogliono avere un progetto di futuro e noi abbiamo il dovere di dare a loro questo progetto di futuro. Quindi tutti insieme, con grande spinta e con grande forza, per riportare Carlo Marino a sindaco di Caserta. Se ci sono domande da parte della... Sì, se volete fare... No, però guarda, se c'è qualcuno della stampa. C'è qualcuno della stampa in sala che vuole fare qualche domanda. E poi dopo c'ho le televisioni. Sono ingegnere Orlando del periodico informale di Castelvolturno. Volevo fare una domanda, diciamo, specifica, perché entrambi giustamente avete utilizzato la parola trasparenza nella pubblica amministrazione. Potrebbe essere una sfida per il prossimo futuro, utilizzando anche questi fondi, di puntare alla visibilità, che per me significa che è l'amministrazione che deve andare verso i cittadini. Oggi la trasparenza è un obbligo, ovviamente formale, ma essendo io anche un ingegnere, è diventato un contenitore in cui ci si butta un po' tutto e dove è difficile poi andare ad estrapolare i dati che eventualmente un cittadino, che può avere un livello anche culturale medio-basso, va a trovare. Secondo me potrebbe essere una sfida per il futuro anche nel discorso di fare rete tra le varie città. Grazie. Chi vuole?
la domanda contiene anche una bella risposta, quindi complimenti nell'analisi. Io penso che il futuro è sicuramente lo schema della digitalizzazione. Secondo me la sfida della digitalizzazione porterà sicuramente più trasparenza e porterà sicuramente più occasione di rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione in generale. La sfida è costruire dei modelli all'interno della pubblica amministrazione, anche rispetto alla nuova visione dell'amministrazione, che si aprono e che vanno verso il cittadino, vanno verso i servizi, maggiormente verso i cittadini. Quindi la sfida è digitalizzare per arrivare più vicino all'amministrazione, vicino ai cittadini. Ed è chiaro che per costruire questi modelli ci deve essere un coinvolgimento maggiore anche delle forme associazionistiche delle comunità. Cioè, se il terzo settore sviluppa un'occasione di rapporto più forte tra amministrazione e cittadino e ci aiuta in questo percorso, noi riusciamo attraverso la digitalizzazione e attraverso il terzo settore di costruire un modello sociale più forte e si costruiscono le comunità. Sì, io penso che il tema della partecipazione dei cittadini sia un tema centrale. Oggi, diciamo, i cittadini debbono essere informati di quelli che sono i processi amministrativi, ma non in maniera burocratica. Valutare quelli che debbono essere informati sulle scelte e sugli obiettivi che si vogliono. Dando adesione al... Se la domanda è quali sono stati gli argomenti, sicuramente abbiamo dei temi che ci affascinano e che vogliamo portare avanti insieme. Noi abbiamo fatto un lavoro importante sul regolamento dei beni comuni e sulla partecipazione dei beni comuni e quindi delle associazioni alla vita della cittadinanza attiva. Abbiamo fatto programmazioni importanti sul tema della pianificazione strategica dello sviluppo della città, la visione della città, così come sui temi della coesione sociale o, come bene diceva Gaetano, sul tema dell'inclusione sociale. Non dimentichiamo che Caserta ha avuto negli ultimi anni lo SPRAR più importante d'Italia e l'ha gestito in una forma assolutamente corretta. È chiaro che c'è il tema della rigenerazione urbana o quelli che sono i temi della coesione sociale, che sono le sfide del futuro. Abbiamo aperto anche un ragionamento nella giornata di ieri e si è chiuso l'accordo anche col Movimento 5 Stelle, anche se il Movimento non ha partecipato con una lista alla campagna elettorale. Però voglio dire, intanto noi abbiamo un progetto, noi abbiamo un'idea, abbiamo la nostra squadra, abbiamo 7 liste che hanno costruito un modello di proposta che ci ha visto già al primo turno vincente, ci ha visto anche abbondantemente vincente con 5 punti rispetto alla corazzata. Tutti i sondaggi parlavano di un centrodestra fortemente avanti rispetto al centrosinistra. Noi abbiamo avuto la capacità come coalizione, come partiti, come movimenti civici di arrivare a 5 punti il candidato sindaco, addirittura 10 punti le liste. Quindi noi ci siamo. Sul nostro programma aggreghiamo, ma ci uniamo sui temi, ma non vogliamo continuare a svilupparli e a migliorarli insieme agli altri competitor e agli altri candidati sindaci, convinti che abbiamo un modello culturale sicuramente comune. Abbiamo un'idea progressista del paese e abbiamo un paese che assolutamente si vuole difendere, il territorio che si vuole difendere dalla, come ben dicevi tu Raffaele, da quella, come domanda naturalmente, non come tua valutazione, se no poi ti metto parole, tentativo di mettere un avamposto al sud da parte della Lega Nord. Noi siamo assolutamente contrari a quei valori, a quell'etica, che sono contrari al meridionalismo. Noi siamo fortemente meridionalisti, siamo fortemente convinti, l'ha detto già Gaetano, che Sud ha capacità e competenze per creare sviluppo, per creare occasioni, per dare la possibilità ai nostri giovani di costruire il loro futuro in questa terra. Non abbiamo bisogno di carriere, abbiamo bisogno che la nostra classe dirigente, i nostri giovani abbiano delle possibilità, la loro creatività, le loro capacità e la loro voglia di costruire il loro futuro nella loro terra. Il Sud ha la possibilità, la Campania e Caserta hanno un'occasione e su questo non vogliamo assolutamente immaginare che per carriere personali si porta lo sviluppo al Nord e qui si fa assistenzialismo. L'assistenzialismo deve diventare lavoro, l'assistenzialismo deve diventare occasioni. Posso farla io una domanda sempre al riguardo? Prego. Al di là dei punti di incontro che si sono trovati con la parte dirigenziale dei 5 Stelle, lei non crede che invece nell'elettorato questa unione in un secondo momento possa essere controproducente nei suoi confronti? Guardi, il tema non è la classe dirigente o il popolo del Movimento 5 Stelle, sono i contenuti, sono la proposta. La proposta è sicuramente
che sui temi del Movimento 5 Stelle, che sono la trasparenza, il Green Deal, la coesione sociale, le politiche sociali dove il reddito di cittadinanza diventa reddito di lavoro, dove il cittadino può avere un'occasione di costruire partendo dal basso uno sviluppo per la propria città, lì ci siamo come mi permetterà come iscritto al Partito Democratico e mi permetterà come sindaco della città di Caserta. Sapere da entrambe, insomma, se quanto fa paura questa destra, insomma, che flirta spesso e volentieri, insomma, come il partito fascista, abbiamo potuto vedere come è emerso, insomma, in maniera oggettiva, e quanto è importante in questo senso, appunto, la vittoria di Carlo, appunto, a Caserta, come diceva Raffaele, che Caserta diventa di una forza delle prime città, se dovesse vincere Zinni, insomma, conquistare la lei, quindi quanto è importante questa vittoria, anche dal punto di vista ovviamente politico un po' più alto, ovviamente, al di là poi di quello che abbiamo detto prima, insomma, di quelle che sono, anche considerando la filiera, appunto, che potrebbe, tra virgolette, interrompersi, ovviamente, questa filiera istituzionale che abbiamo visto che, insomma, prende Napoli, Caserta, Salerno, ovviamente, Benevento, probabilmente. Allora, noi abbiamo due temi. Abbiamo un tema sicuramente amministrativo, continuità amministrativa, siamo a metà di un percorso che dobbiamo completare rispetto alle strategie di sviluppo che abbiamo messo in città, una relazioni istituzionali forti sia attraverso la rete dei sindaci con l'ANCI, ma anche nel rapporto della, non di una colleganza politica, ma di una colleganza di visione politica con la Regione Campania e per alcuni aspetti col Governo nazionale. I primi fondi, adesso Gaetano non ti offendere, ma tu eri da pochi giorni sindaco, quindi non lo puoi fare, i primi 15 milioni di euro arrivati sul piano nazionale di ripresa e resilienza in Campania, il 7 ottobre con un decreto il Ministero delle Infrastrutture l'ha data alla città di Caserta perché siamo arrivati primi nel bando di riqualificazione e di rigenerazione urbana delle periferie su 271 progetti presentati dalle città in Italia. Questo fa comprendere che quella visione strategica della città sono fondamentali, e un sindaco con una trazione diversa di visione politica di una città sicuramente avrebbe almeno una sofferenza e una difficoltà. Poi il secondo aspetto, c'è una scelta di modello sociale, di qui, da qua, da questa parte c'è una visione che mette gli invisibili e i deboli al centro delle proprie politiche, mette la rigenerazione urbana come aspetto per recuperare anche delle politiche rispetto alle debolezze delle nostre città, come dare delle occasioni di sviluppo, ma allo stesso tempo come fare inclusione sociale, come mettere al centro le nostre periferie rispetto allo sviluppo del nostro territorio e come le periferie diventano al centro della visione anche strategica di una città. Dall'altra parte c'è una destra populista, c'è una destra xenofoba che l'ha dimostrato assolutamente e non ho assolutamente problemi a rappresentarla, soprattutto in quelli che sono state le azioni rispetto alla visione con le organizzazioni sindacali. È un atto gravissimo, la Camera di Lavoro nazionale nel nostro paese che viene colpita in modo illiberale da un atto violento. Quello non è solo un atto di violenza, quello è un atto politico rispetto alla Camera di Lavoro nazionale. E quel modello che noi non condividiamo della Lega, che vede i Novax, che vede assolutamente una visione distorta, immaginate se noi oggi avessimo avuto un sindaco della Lega nella pandemia, non si doveva portare la mascherina, non si doveva costruire le relazioni dei contatti, non dovevamo avere paura delle relazioni di contatti, quindi non dovevamo avere paura del Covid, non dovevamo fare i vaccini, Caserta città ha avuto e siamo stati perfetti, siamo la città in questo momento Covid free, abbiamo il 91% dei casertani che hanno fatto il primo vaccino e il 79% dei casertani che hanno fatto il secondo vaccino, abbiamo praticamente Covid-19 zero quasi in città, quindi questo significa che abbiamo costruito un modello e questo modello, attraverso quel modello delle destre e della Lega, avrebbe portato lo sfascio e la morte in questa città. Bravo. Altre domande? No. Va bene, grazie. Interviste a tutti. Delle televisioni. Sì.